Buongiorno a tutti, sono Piero Orlando, presidente di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere. Abbiamo realizzato per il Tevere Day oggi Namo a Fiume, questa bellissima risalita straordinaria del Tevere dalla foce, quindi Fiumicino, cantiere Tecnomar, la nostra base nautica dove abbiamo addirittura un ufficio galleggiante, una sede operativa galleggiante sul rimorchiatore storico a vapore Pietro Micca, che è oggi per l'occasione alle caldaie in pressione e domani salperà per Gaeta per portare questo messaggio del Tevere e della rotta di Enea di cui stiamo realizzando, abbiamo realizzato un primo pilota fino a sud di Roma, fino al confine con la Campania nel Golfo di Gaeta. La giornata di oggi è stata meravigliosa, continuerà ad esserlo perché adesso ci spostiamo tutti alla festa sulla spiaggia fluviale di Roma Capitale, Tiberis, insieme agli amici di Agenda Tevere, del Museo del Tevere e tutte le associazioni e gli enti che parteciperanno alla chiusura di questa giornata meravigliosa che ci ha anche omaggiato con questo sole estivo, direi. Quindi la risalita da Fiumicino con gli amici del Comitato SAIFO per l'archeologia di Ostia e di Fiumicino è stata meravigliosa, abbiamo visto tantissimi uccelli, cormorani, aironi bianchi, aironi cinerini, folaghe, gallinelle acquatiche, germani reali, insomma, che dire, venite sul fiume, Namo a Fiume. Grazie a tutti. Domenica 27 siamo qui alla foce del Tevere, in partenza dalla Tecnomar, per una gita qui per una risalita qui del Tevere. Stiamo partendo appunto dalla foce e arriveremo a Roma. Eccoci qui, siamo in partenza. Si parte direzione Roma. Questo è il famoso ponte della Scapa che collega appunto Ostia a Fiumicino, direzione aeroporto. Le banchine fisse già hanno un grosso problema. Quella no, perché sta sui galleggianti. Beh, quindi... qui già è meno nel tempo, ma giù. Perché la moneta. No, su, è più forte. La moneta. È arrivato un mondo che si supera. C'è il testare fisico. Siamo circa una quindicina di persone con due gommoni. Siamo all'altezza di Ostia Antica. Come potete vedere qui ci sono gli scali. Thank you.
treni ciclisti, il giorno sembra che c'è una pista ciclabile, comunque è un percorso. Allora, ci troviamo a Capo Due Rami, dove il ramo principale del Tevere che va alla Fiumara Ostia si dirama anche verso il canale, il porto canale di Fiumicino. Questa è nota anche come Fossa Traiana perché fu realizzata in occasione della realizzazione del porto di Traiano nel primo secolo d.C. Siamo in zona Parco Leonardo, questo possiamo chiamarlo un accesso al fiume. Qui siamo all'altezza di Dracona, a Cigna, quindi a Cigna, un punto stretto del Tevere, dove appunto era così previsto quel famoso ponte cui l'altro se ne parla. C'è una sorta di crossatura, diciamo, che si presta benissimo a un eventuale ponte. Il raccordo dovrebbe essere mezzo cammino. Si cominciano a intravedere appunto le costruzioni. Siamo nei pressi del raccordo anulare. Al ponte qui del raccordo c'è un allevamento di anguille anaconda, centro di educazione ambientale anaconda. La riva destra c'è appunto questa sorta di cattura, diciamo, catturano i rifiuti galleggianti e li convogliono per il sistema per poter almeno pulire in parte i danni dell'uomo. Continua la nostra risalita verso Roma, quello è un airone. Siamo vicini a una discarica, che infatti si vede già l'effetto. Capisce se la cosa è normale. Siamo nei pressi, credo, nel depuratore della Magliana. Questo dovrebbe essere quello appunto che esce. Ponte della Magliana, c'è un bel traffico,
possiamo dire che siamo arrivati a Roma. Prima se ce l'hai alzato abbassalo, mettiti a scia loro, che loro se ne sono a scia mia. Ok, e adesso qua abbiamo la protezione civile che ci scorta, seguita, in quanto sembra che qui la zona è un pochino di fertile, quindi ci accompagna per evitare brutte sorprese. Qui c'è un piccolo isolotto, anche degli scogli, siamo vicino alla meta, l'acqua qui è bassa, siamo vicino a un punto Marconi, quello è, come vedete, la barchetta della protezione civile, quello è il famoso scoglio di Enea. Qui c'è un attracco, probabilmente è per il Tiberis. Si prevede anche gondoloni a spiaggia di Tiberis, la spiaggia dei Romani, anche se Roma ha il mare. Eccoci arrivati, Ponte Marconi, dal mare al fiume. Missione compiuta. Assonata la Roma.